Seconda giornata dell'edizione 2018 del Salone del Risparmio, siamo con Andrea Baron, Managing Director per l'Italia di MFS. Dottor Baron, siamo visti l'ultima volta a Consulenza 2018, direi che questa è un'ottima occasione per fare il punto su com'è la struttura e il quadro macroeconomico a livello globale. Sì, sicuramente dall'ultima volta in cui ci siamo visti è cambiato qualcosa, è aumentata la volatilità dei mercati, è aumentata la nervosità dei mercati e quindi anche degli investitori, e questa nervosità deriva principalmente dal fatto che il quadro economico è lievemente peggiorato, nel senso che la dinamicità della crescita sincronizzata globale dei paesi emergenti e dei paesi soprattutto sviluppati sta lievemente cedendo a livello di dinamicità. Al tempo stesso abbiamo anche la dinamicità degli utili aziendali che sta calando, quindi abbiamo una serie di primi impulsi macroeconomici ma anche microeconomici che ci indicano che appunto questo ciclo si sta avvicinando sempre di più verso la fine. Abbiamo poi una serie di fattori, possono essere ad esempio la forte liquidità nei bilanci delle società che viene utilizzato non per la crescita organica, non per investimenti all'interno della propria società, ma principalmente per cosiddetti buybacks. Abbiamo l'attività di M&A con premi al di sopra della media. Ecco, tutta una serie di fattori che ci fa pensare che questo ciclo economico sta rallentando. Quindi i mercati finanziari, come sappiamo, anticipano sempre queste previsioni e quindi i mercati finanziari da inizio febbraio, da quando è aumentata notevolmente la volatilità dei mercati, si sta muovendo in una trading range abbastanza ristretta, con forte volatilità, però diciamo con un trend poco preciso per i prossimi mesi. Ecco, sul fronte azionario qual è la vostra visione nei confronti dell'Europa e allargando anche la visione, qual è il vostro sentiment nei confronti del mercato obbligazionario, perché si parlava di volatilità, ma volatilità che quest'anno ha interessato sia il fronte azionario che quello obbligazionario. Sì, l'Europa, diciamo, a livello azionario ci piace più di altre regioni, fermo restando che appunto queste società continueranno a produrre questi utili. Si parlava anche di possibili guerre commerciali, quindi cercare un po' di capire quale sarà il ruolo dell'Europa in futuro, se è una possibile alleanza con la Cina oppure assumere un ruolo un po' tra i due grossi poli, Cina e Stati Uniti. Quindi questo lo vedremo e lo capiremo meglio nei prossimi mesi. Ecco, sicuramente a livello di valutazioni il mercato azionario europeo per ora resta tra i più attraenti, soprattutto a livello di paesi sviluppati. Quando invece sull'obbligazionario sarà molto interessante vedere cosa succederà anche qui nei prossimi mesi, sia come messaggi da parte delle banche centrali, sia soprattutto quello che cercano di anticipare anche gli investitori nel mercato obbligazionario. Ci ricorderemo all'inizio dell'anno una certa paura degli investitori obbligazionari con tassi soprattutto sul lungo periodo in aumento notevole, lo abbiamo visto in Germania dallo 0,4 allo 0,8. Però ultimamente, da quando è aumentata la volatilità appunto dei mercati finanziari, in particolare dell'azionario, ecco, questi tassi, in particolare in Europa, continuano a calare. Questo può avere varie ragioni, può essere un'interpretazione da un lato che forse l'economia non sta tirando così bene o forse sta rallentando più del previsto, ma sicuramente anche un flight to quality. Da quando è aumentata la volatilità nel mercato azionario, ecco, abbiamo visto sicuramente un move, se così si vuole, dal mondo azionario, si riduce il rischio dell'azionario e si compra il safe haven che può essere il mondo obbligazionario. Partendo da questo contesto, l'investitore, il risparmiatore che ci sta seguendo a casa, come potrebbe costruire l'asset allocation migliore per sfruttare l'attuale contesto di mercato? Allora, l'investitore, a nostro avviso, deve incominciare a ridurre i rischi nei portafogli, che significa non vendere completamente l'azionario, tutt'altro, concentrarsi su soluzioni molto trasparenti, deve capire assolutamente in cosa investe, deve avere la trasparenza in cosa investe, ma deve cercare soluzioni che permettono di avere liquidità nel proprio portafoglio per comprare nei momenti in cui gran parte degli investitori si troveranno a vendere o a svendere quello che hanno nei propri portafogli. Ecco, quindi flessibilità. E se poi sono anche strategie che hanno la possibilità di utilizzare l'uno o l'altro derivato per assicurarsi ulteriormente da rischi che al giorno d'oggi ancora non conosciamo,
ecco, quello sicuramente potrà favorire una buona diversificazione del portafoglio e al tempo stesso anche una performance più stabile nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ad Andrea Baron, Managing Director per l'Italia di MFS.